Eccoci qui in compagnia di Mister Visdioni, mister e giocatore peraltro, oggi una buona Ianua. Ovviamente avete affrontato comunque una grande squadra, poi quel che è successo anche extra calcio può aver condizionato la gara. Sì, era una bella partita, una tosta partita, come sapevamo che sarebbe, come si gioca sempre contro le squadre di Fede. Abbiamo giocato oggi in un campo un po' particolare, a dire la verità, dove tutte le squadre affrontano la difficoltà del campo, oltre San Pietro che è una... Come misure, dici? Come misure, il campo è adatto proprio alla squadra che si allena qua. Comunque, è piccolo per tutti, sia per noi anche per loro. Ma quello che devo sottolineare è il fatto che San Pietro ha creato una bella bella squadra, di Fede sa creare e fare queste squadre, la sua squadra di giocare bene, di giocare per il risultato, diciamo, perché magari noi giochiamo un calcio diverso, giochiamo un po' più con la palla a terra. Ma loro sono più realisti e hanno vinto, hanno dimostrato, anzi ci hanno battuto due volte in questo campionato. Ecco, però ora testa anche le prossime gare, che comunque potrebbero non dipendere del tutto da voi, diciamo anche dagli altri risultati, però l'importante comunque è vincere, almeno far la propria parte. Ecco. Giustamente, noi abbiamo fatto un campionato, un buon campionato direi. Poteva essere meglio, ma poteva essere peggio, era il primo anno nostro in questa categoria. Sicuramente poteva andare un po' peggio. Comunque, essendo qua adesso, abbiamo due partite da giocare contro due brave ancora squadre come Cornigliano e Casselese. Speriamo di vincere in queste due partite e giocare i nostri Sans, che non dipendono, giustamente detto da lei, da noi. L'ultima cosa, credo che secondo me, come sono arrivate le cose, difficilmente saranno ormai i playoff, perché sia Granarolo, sia Kezmaia, anche Granarolo ormai sono molto punti avanti, affrontano delle partite sulla carta più semplice, cioè hanno la differenza necessaria per essere direttamente in seconda categoria. Grazie mille.